Assessore, oggi ragionate con questo seminario sullo sviluppo sostenibile delle città, una sfida importante anche perché fa conto con le difficoltà oggettive degli enti locali, dei comuni. Sì, la sfida è proprio questa, di dare ai comuni delle risorse specifiche fuori dai trasferimenti di altro tipo per fare logistica urbana sostenibile e vivibile e quindi poi per dare una migliore vivibilità a tutti i cittadini. Noi sappiamo che le nostre città hanno difficoltà di bilanci, problemi di tutti i tipi, per questo noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse mettendo risorse della regione che siamo riusciti a trovare, ma solo al servizio delle città. Quindi le amministrazioni che si impegnano possono avere queste risorse che sono proprio per riqualificare la distribuzione urbana delle merci, potenziando anche quelli che noi chiamiamo centri commerciali naturali, che in qualche modo sono i centri commerciali nei centri storici, nei centri delle città. Quindi il commercio va salvaguardato, va potenziato e va reso ancora più sostenibile. Questa è la sfida che in qualche modo lanciano i nostri comuni insieme alla regione. Ci sono dei comuni che sono più avanti? Ma ci sono, noi riteniamo che ci sono tre comuni che hanno vinto la gara, che lo sappiamo, oggi parteciperanno e sono Reggio, Vibo e Rende, ma siccome altri comuni hanno dimostrato interesse e noi vogliamo essere completamente inclusivi, quindi tutti i comuni che dimostrano interesse devono essere premiati e devono poter partecipare a questa magnifica gara sulla sostenibilità che vogliamo fare. Appena firmiamo le convenzioni noi riteniamo di avere la possibilità di lanciare un altro bando per gli altri comuni che vogliono partecipare a questa grande sfida. Ovviamente qualcosa l'ha già citata, qualche idea l'ha già citata, ci sono delle linee guida, delle idee su cui magari i comuni possono indirizzarsi? Certo, i comuni possono indirizzarsi su varie cose, ma c'è un apparato tecnologico, quindi una gestione delle flotte urbane di merci, la modificazione da veicoli merci a gasolio a veicoli elettrici, la definizione di piazzole di sosta specificate per i veicoli merci, ci sono tutto un insieme di cose di cui parleremo proprio, si parla nel seminario di oggi. Il professor Thompson è uno dei massimi esperti internazionali della materia, che darà proprio una presentazione, un tutorial proprio su questi temi, su cosa fare per sviluppare la sostenibilità della distribuzione urbana delle merci. Io vengo qui con l'auspicio di innanzitutto condividere il mio sapere e le mie idee, ma anche di imparare rispetto a una realtà diversa dalla mia e comunque focalizzarsi anche su tematiche molto importanti come la riduzione dell'inquinamento per il miglioramento delle condizioni di salute, così come anche il tema dell'ecologia che è alla base di questa tipologia di tematica, di questa tipologia di convegno e soprattutto di questa tipologia di progetti.